Restate a Leporano, 19ª edizione dell'estate leporanese, due giorni dedicati alla splendida iniziativa Vivi il Medioevo, ossia la rievocazione di quelle battaglie, di quegli usi, di quei costumi tipici appunto del Medioevo, un modo per riscoprire il nostro passato in una cornice davvero suggestiva, quale appunto il castello Muscettola di Leporano. Siamo con il presidente dell'associazione culturale Il Castello di Leporano, Raffaele Mele. Allora, ci dovrà fare un po' da cicerone, per così dire. Stiamo vedendo meglio la esibizione di un lanciatore di fuoco. Di cosa si tratta? Sì, è un giocoliere mangiafuoco che ci serve per intrattenere i bambini, anche se all'epoca c'era il giocoliere. E non solo questo spettacolo, questa sera ci sarà anche uno spettacolo di falconeria, che sarà la gioia dei grandi e piccini. Poi c'è anche un parco giochi di giochi medievali per bambini. Poi c'è il mercatino medievale, ci saranno i combattimenti. C'è anche un accampamento medievale. Ecco, è importante vedere innanzitutto questi mercatini dove si riscoprono gli antichi mestieri medievali. Vediamo il dipintore, abbiamo visto poi qui l'uso delle erbe nell'età di mezzo, un altro settore, così, un'altra attività, quella dell'usbergaio, ossia colui il quale si occupava di realizzare le maglie appunto di protezione, ecco, come questa, delle armature, maglie ovviamente in ferro. Si respira quelle antiche attività, quel sapore tipicamente medievale. Sì, difatti noi puntiamo molto sul Medioevo e sulla cultura del Medioevo. C'è l'associazione La Ribeca di Castellaneta, che è molto avanti per portare questa cultura del Medioevo, dei mestieri, come si facevano le candele. Perché noi vogliamo che la gente, quando viene qui a visitarci, non viene solo a vedere lo spettacolino o il corteo, ma viene anche a fare quel poco di cultura, perché tutti sono bravi a dare le spiegazioni anche per quello che sono, diciamo, quello che si faceva all'epoca. Per esempio, sopra abbiamo un maestro di musica medievale. Chiedo scusa se la interrompo, ma resto colpito da questa sorta di mangiafuoco, questo giovane che sembra ingoiare le fiamme. Guardate, è impressionante. Non so se c'è un trucco o meno, io non riesco a capire, ma c'è di fatto questo fuoco che viene avvicinato alla bocca, anzi entra proprio nella bocca. È bravissimo, è Francesco Quinto, viene da Pisticci, ormai è diventato un amico, perché poi chi viene da noi resta anche a parte affascinato dalla location, che è il castello. E io devo approfittare per ringraziare l'amministrazione comunale di Leporano, con a capo l'avvocato Angelo D'Abramo e l'assessore Yolanda Lotta, che ci supporta per questo evento. E quindi, avendo, diciamo, questo castello, che io dico sempre che dopo il castello aragonese è il castello più grande che abbiamo nella provincia di Taranto, e noi cerchiamo di sfruttarlo per renderlo più, diciamo, più importante come struttura. Ecco, abbiamo visto il nostro lanciatore il nostro mangiafuoco, che prima era anche impegnato nel lancio dei coltelli. Stando vicino abbiamo avuto un po' di timore vedendo queste vampate di fuoco, avendo visto prima queste lame che sfioravano quasi il volto e le membra coloro i quali erano distesi sul tappetino. Un'abilità, una perizia non indifferente. Sì, è molto bravo per trattenere i bambini. Poi è l'unico che noi abbiamo qui, che ci ha dato sempre soddisfazione. Poi, dicevo del castello, c'è da visitare il primo piano, che è restaurato, c'è un museo medievale.
con le armature, con diciamo, la storia anche delle crociate, perché noi facciamo anche dei progetti per le scuole, quindi facciamo capire il periodo del Medioevo, che è quello più affascinante, che è quello delle crociate, quindi spieghiamo poi alle scuole quelle che sono state quei periodi. Poi nei borghi sotto, nelle cisterne del castello, abbiamo un'esposizione di riproduzione di strumenti di tortura, quindi c'è tanto da vedere, quindi chi viene qui resta a Leporano perché ci passa la serata.